PAESC per la vetri ceramici rappresenta l'ulteriore stimolo per tutte quelle che sono le attività che già si stanno svolgendo da molti anni. Il risparmio energetico, piuttosto che la riduzione di emissioni di CO2, piuttosto che il ricorso a fonti di energie rinnovabili, sono elementi imprescindibili della nostra cultura aziendale. Vetri ceramici da sempre è molto attenta a tutti gli aspetti legati alla tutela ambientale. Ha un continuo e costante monitoraggio su tutti quelli che sono le riduzioni di impatto ambientale delle proprie produzioni, così come la riduzione di tutti gli aspetti ambientali di tutti gli stabilimenti vetriceramici. Oltre a ciò, da qualche anno si è dotata di una serie di standard di riferimento interni che servono appunto per monitorare alcuni indicatori in ottica di miglioramento continuo, ma anche in ottica di garantire, diciamo così, la convivenza, la coabitazione di quello che è il mondo industriale con il mondo agricolo. Questo per noi è un obiettivo di cui essere fieri e vi invitiamo a verificare di persona. Potete infatti approfittare di una gita domenicale piuttosto che di un'escursione in bicicletta per risalire la vallata del Segno e arrivare nella zona industriale di Casula Valsegno, dove potete vedere l'obiettivo che abbiamo raggiunto e di cui siamo molto fieri, che è l'obiettivo di far convivere una realtà industriale, produttiva, chimica, come la vetriceramici, con quello che è il mondo agricolo circostante. La vetriceramici di Casula Valsegno, dato la natura del suo processo produttivo, è sicuramente un'azienda con un forte impatto energetico. Utilizza energie di diverse forme, quindi energia elettrica, gas metano e ossigeno liquido. L'azienda sta investendo e ha investito nel corso degli anni tempo e risorse al fine di ottimizzare i processi produttivi per andare a ridurre il consumo di queste energie e nella ricerca di nuove metodologie produttive per andare a introdurre le energie derivanti da fonti rinnovabili. In questo caso parliamo di energia elettrica, per la quale sono stati fatti diversi investimenti nel corso degli anni, partendo dal 2010, quando nello stabilimento A è stato installato un impianto fotovoltaico da 199 kW, che ancora oggi permette di autoprodurre circa l'8% del consumo totale dello stabilimento. Negli anni successivi anche la nostra sede di Spezzano ha installato il suo proprio impianto fotovoltaico, in questo caso da 100 kW. In tempi più recenti, la sede di Casula Valsegno ha subito degli stravolgimenti, per quanto riguarda il layout e la logistica, a causa delle diverse, implementazioni di produzione dovute alle acquisizioni da parte della Crapo Gruppo in Italia. Ed è per questo che, si è resa necessaria la costruzione di un nuovo capannone di circa 5.000 metri quadri con utilizzo esclusivamente a magazzino. Per questo, in sede di progetto, si è deciso di utilizzare all'interno di questo nuovo capannone solo luci a LED, quindi per ridurre l'impatto energetico, insieme a dei sensori sia di movimento, quindi per fare in modo che le luci si spengano ogni qualvolta non vi è presenza di personale, ma anche sensori di illuminazione in modo tale da modulare la luce interna in relazione alla luce esterna. Tutto questo chiaramente al fine di ridurre al massimo gli sprechi energetici.